Innanzitutto complimenti a Legnano che hanno fatto una partita di grande carattere, fatto come il lombrico, ogni volta che gli mozzavamo la testa gli ricresceva. Penso che da parte nostra, al di là delle recriminazioni dal punto di vista proprio degli episodi, abbiamo fatto qualche sbavatura di troppo. Mi riferisco per esempio al break del terzo quarto, quando loro sono rientrati su due nostri errori difensivi. A un passaggio di distanza dove abbiamo lasciato due tiri aperti, i loro due tiratori, diciamo, designati, Marino e Casini. Poi, obiettivamente, in questo momento che sicuramente ci stiamo costruendo, ci stiamo un po' conoscendo reciprocamente tra tutti, mi vedo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che la nostra partita l'abbiamo fatta, abbiamo giocato una partita abbastanza tosta, anche se un po' a spot, perché in alcuni momenti abbiamo un po' tolto le mani dal manubrio e dobbiamo migliorare sui dettagli. L'ultimo dettaglio dimostra che tra vincere di un punto e perdere di un punto è che devi prendere quel rimbalzo su tiri liberi, dove noi abbiamo deciso di fare fallo apposta per non lasciare il tiro da 3 punti, invece alla fine con questa idea siamo riusciti a perdere, che no, abbiamo preso il rimbalzo, quindi probabilmente col senno di poi sarebbe stato meglio difendere, eventualmente prendere un tiro da 3 punti e andare ai supplementari. Non lo so, sinceramente questa è la nostra filosofia e quindi la portiamo avanti, l'idea era fare fallo, poi ci siamo addormentati sul rimbalzo e ancora di più poi sul closeout difensivo che insomma ci ha portato a prendere questo tiro da 3 punti, poi l'ultimo tiro di Bortolin poteva entrare o uscire, ma quella è un'altra storia. Recriminazioni particolari no, non abbiamo recriminazioni da fare, almeno io personalmente penso che l'unica cosa che serve è avere la consapevolezza che siamo una buona squadra e continuare a lavorare in questa direzione. Chiaramente il dettaglio farà tutta la differenza nelle prossime partite perché a una squadra esperta e furba come Legnano non puoi regalare nulla e sono stati bravi loro, quindi complimenti a loro, approfittare delle nostre sbavature che insomma non le avessimo fatte, staremmo parlando di un'altra roba e c'è solo da rimboccarsi le maniche e lavorare in allenamento. Sono d'accordo sul discorso che non siamo riusciti a correre, nel senso che noi, ce lo siamo detti anche a metà partita, ci siamo un po' troppo adeguati alla loro pallacanestro. Loro ci hanno anestetizzati da questo punto di vista a livello difensivo, a livello proprio di modo di giocare. Hanno fatto valere, secondo me, la maggiore esperienza in cambio della nostra maggiore fisicità. Quello assolutamente d'accordo, dovevamo essere più di energia, l'abbiamo fatto vedere solo a spot in alcuni momenti della partita, dove comunque ci ha fruttato anche dei buoni break. Ci siamo adeguati troppo, quello sicuro. Per quanto riguarda le rotazioni, io penso che non devono diventare un alibi. Siamo questi, hanno giocato questi, potevamo vincere, assolutamente sì. Quindi dopo una sconfitta del genere parlare di rotazioni corte mi sembra quasi che suoni ad alibi. Nessun alibi, secondo me potevamo vincere assolutamente anche a rotazioni un po' risicate. Forse ecco, fa riflettere un po' il quinto fallo di Vasl che non lo so, non mi ha convinto molto e con lui in campo magari avevamo un punto di riferimento in più, però poi alla fine partita decisa sugli episodi, secondo me dobbiamo essere più bravi a portare dalla nostra questi episodi con più attitudine e curando i dettagli. Ma allora, vedendo quello che è successo stasera, sicuramente, secondo me manca qualcuno che ci dia ancora un po' più di affidamento a aprire il campo per i lunghi anche sul tiro da 3 punti, perché in alcuni momenti adesso un po' le rotazioni, un po' a causa falli, avevamo tutti e due i tiratori seduti in panchina. E quello ci incatrama un po' da questo punto di vista. Poi, ripeto, è una questione di tempo, ci dobbiamo lavorare, capirci meglio. Faccio un esempio qua, attenzione, quando parlo di giocatori su episodi, reputo l'episodio fine a se stesso, ma bisogna capire che l'ultimo tiro da 3 punti non lo deve prendere Nikolic, ma lo deve prendere magari qualcun altro, per esempio. Su queste cose non ci abbiamo ancora lavorato più di tanto, anche perché poi dobbiamo appunto sistemare anche tutto il set offensivo.
Però ecco, a parte questo episodio, ma sono stati tanti gli episodi dove abbiamo sciupato le occasioni che avevamo costruito. E quindi è una cosa in più che dobbiamo essere bravi a fare. Abbiamo tirato col 55% i tiri liberi, 11 su 20, in una partita dove si perde all'ultimo tiro. Penso che sia un peccato capitale per una squadra. Penso che nessuno abbia fatto apposta a sbagliare i tiri liberi, e quindi quello è stato, e vorrei dire che ci bisognerà lavorare anche su questo dettaglio. Poi a metà partita eravamo sotto in tutte le voci statistiche, perché avevamo preso 10 rimbalzi meno, avevamo percentuali più brutte. Vedo che abbiamo finito la partita con tutte le voci statistiche, a parte quello dei rimbalzi, che comunque siamo arrivati a meno 1 da meno 10, abbiamo recuperato su tutto. E io adesso qua non c'è la valutazione di squadra nelle statistiche, ma penso che la nostra valutazione sia nettamente superiore. Però alla fine quello che conta è l'ultimo canestro, è l'ultimo episodio, e quindi niente, ci rimbocchiamo le maniche e cercheremo di fare meglio le prossime.